Ciao ragazzi, io sono Francesco. Io sono Marco. Io sono Marco. Siamo di Passion for Wheels. Bello, sei tutto ordinato, grande. Oggi vi vogliamo far conoscere questo gioiellino in un circuito che abbiamo improvvisato. Quindi sarà un inizio di una lunga serie che verrà effettuata su tutte le macchine che noi testeremo. Quindi, alla fine, quello che conta è quanto sono veloci le macchine. Quindi, che cosa è meglio che di un circuito improvvisato? Ho visto e mi ha portato una bellissima Caterham 7 R300 Super Light. Parlamene un po'. Allora, io direi di partire dal rapporto peso-potenza, che sono a malapena 500 kg per 170 cavalli. Quindi si può ben capire che le prestazioni sono alquanto impressionanti, visto che stampa uno 0-100 di circa 4 secondi e 8. E io personalmente, penso neanche Marco, su un oggetto del genere mi sa che non ci siamo mai saliti. Non ho avuto mai l'onore. Sospensioni anteriori a quadrilatero, posteriori adotta ancora il ponte de Dion. Vi ricordo che questa macchinina è di derivazione dalla vecchia Lotus 7 degli anni 60, circa 59. Fine 60, se non sbaglio. Sì, oddio, forse sì. Quindi è comunque un giocattolino che un po' di annetti sulle spalle ce l'ha. Ovviamente sono stati fatti non pochi aggiornamenti. Esatto. Diciamo che incarna la filosofia di Colin Chapman, che dice less is more, perché lui invece puntare su un motore potentissimo, lui preferiva alleggerire le macchine e lasciare poi i cavalli. C'è rimasto da dire, controlli zero, trazione posteriore, quindi non ci rimane che salire in macchina. Tanto mi sgancerà la cintura. Yes. Mamma mia. Insomma, commenti a caldo? Io sono morto, perché ha delle reazioni folli, tutte sia in accelerazione, in curva, è sempre nervosa, da calcio a destra e a sinistra. Macchina incazzata. Mi sono uscite le budella. Questa è una macchina incazzata. Intanto guidarla non è da tutti, perché no, bisogna essere un attimino dei piloti, anche perché cioè dei piloti, io non sono un pilota, però proprio scarso non mi reputo, quindi insomma non la può guidare chiunque. Impressionante l'accelerazione, cioè questa ha un'accelerazione da... Poi arriva il vento diretto in faccia, quindi è molto impressionante. Poi siamo a sedere sull'asfalto, esatto. La macchina è talmente rigida che tutte quelle sono le imperfezioni dell'asfalto, le reazioni della macchina, te le prende e te le ributta addosso con una violenza inaudita. È una cosa... Boh, non ci sono parole per descriverla. No, da passeggero è devastante. Io sono stanco morto, sono distrutto. Anche perché morto. Comunque, effettivamente, ora è qualche video che si fa insieme e ti vedo particolarmente provato. Peso. Non avevo paura, ma... È stancante perché sei tutto bloccato lì, puntato. Come sempre ragazzi, se il video vi è piaciuto
cliccate like, iscrivetevi se siete nuovi, commentate così ci aiutate a crescere, diteci cosa vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, eccetera. Se non mi prendo un infarto, ci vediamo al prossimo video. Lo vedo un po' provato, sì. Devo dire, questa volta ti vedo molto un po' provato. Ciao ragazzi! Ciao!